Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: il cantante partenopeo ha destato nei suoi fan molte preoccupazioni a causa di un incidente inaspettato e pericoloso. Massimo Ranieri è uno dei cantanti italiani che ha contribuito a costruire la storia della musica del bel paese. L'artista è conosciuto ed amato da diverse generazioni, perché il suo lavoro va avanti da ormai 50 anni e le sue canzoni sono sempre attuali ed orecchiabili, in qualsiasi anni le si ascolti. Il suo vero nome è Giovanni Calone e nel 1964 ha inciso il suo primo disco con lo pseudonimo Gianni Rock. Nel 1968 si farà conoscere con lo pseudonimo Massimo Ranieri. Quest'ultimo non è solo un cantante, ma ha anche preso parte al cast di alcuni film italiani come, ad esempio, Metello. Il prossimo 3 maggio Ranieri compirà 72 anni e all'attivo ha un 30 di album e singoli, ha venduto più di 14 milioni di dischi ed ha partecipato a diversi festival di Sanremo. Nel 1988 ha vinto anche con il brano Perdere l'amore. Ai giorni nostri, Massimo è impegnato in tour in giro per l'Italia. L'incidente di Massimo Ranieri. Dunque, questo artista può vantare di oltre 50 anni di carriera, ma nel maggio scorso si è visto costretto a prendere una pausa. Ranieri è stato, infatti, ricoverato d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli. Il tragico evento è accaduto durante un suo spettacolo chiamato Sogno o San Desto, svolto al Teatro Diana della città partenopea. Massimo, mentre stava raggiungendo il palco e i suoi fan, è caduto dalle scale che portano dal palco alla platea. Lo show è stato immediatamente interrotto per soccorrere il cantante, che è stato subito trasportato all'ospedale di Napoli. Nel vedere questo incidente, i fan si sono preoccupati moltissimo e non vedevano l'ora di sapere come stava il loro idolo. Le dichiarazioni dello staff e di Massimo Ranieri. Tramite ANSA, il personale dell'artista napoletano ha deciso di tranquillizzare i suoi fan, dichiarando subito dopo lo spiacevole evento: tanto spavento, ma per fortuna non ha abbattuto la testa ed è sempre stato cosciente. Una costola rotta e un buono stato generale, ma rimane sotto osservazione. Dopo qualche giorno di ospedale, Massimo Ranieri è stato dimesso e ai fan che lo aspettavano fuori dall'ospedale ha detto: "Non vedo l'ora di tornare in scena. Mi spiace per il pubblico che era venuto a vedermi, ma a loro e a tutti gli altri che sono pronti a seguirmi a teatro dico che sarò di nuovo presto sul palcoscenico. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video".